Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6. Oltre 1000 lavoratori che hanno preso parte questo pomeriggio all'assemblea all'interno dello stadio di Penne per discutere delle novità relative alla vertenza Brioni. Le sigle sindacali hanno voluto incontrare le maestranze per spiegare i contenuti del tavolo operativo tenutosi in regione. Paolo Renzetti. Quasi 1200 lavoratori della Brioni hanno gremito le tribune dello stadio comunale di Contrada Campetto di Penne per esaminare le proposte presentate dalla proprietà alla luce dell'ultimo tavolo tenuto con la Regione Abruzzo. La volontà manifestata dal management della società francese è quella di una diminuzione del numero di esuberi inizialmente individuati. I sindacati puntano invece a salvare tutti i posti di lavoro. Si è incanalata la vertenza nella ricerca delle produzioni da reinternalizzare, da riportare dentro. Abbiamo già dei primi numeri, ma sono dei primi numeri. Secondo noi questa operazione va perseguita, non devono essere 74 gli attuali offerti all'azienda, ma molti di più. Abbiamo dato la disponibilità a un lavoro sulla riduzione di orario, ma l'obiettivo principale è fare in modo che questa azienda investa sul suo futuro per mantenere tutti i lavoratori presenti. Piano industriale che praticamente non ci permette al momento oggi di poter pensare, come si vuol dire, in grande. Però dal punto di vista sindacale abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo dato dimostrazione e giocando anche con l'azienda, che praticamente nel momento in cui abbiamo chiesto all'azienda di reinserire, di immettere una parte piccola, parte economica all'interno del piano industriale che noi oggi conosciamo e che ci è stato presentato a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, abbiamo portato a casa circa 20 posti di lavoro. Non è una cosa da poco, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo chiesto un segnale, i lavoratori hanno dato un segnale, sono venuti tutti, anche rispetto all'altra volta il numero è stato più alto e la cosa che deve passare è che il ragionamento che è appena iniziato, la trattativa sarà ancora lunga, quindi non è vero che siamo contenti del fatto che è iniziata la trattativa, ma non possiamo essere soddisfatti di questo risultato parziale, dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo e l'obiettivo si può perseguire solo grazie all'unione di tutti. Niente sciopero della fame per gli interinali di Attiva. Dopo un incontro con il sindaco di Pescara si è deciso che il presidio non dovrà essere rimosso. Questa mattina invece i lavoratori hanno incontrato il presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Si cercano nuove soluzioni per i posti di lavoro. Francesca Romanatessi. Ieri c'è stato un incontro con il sindaco di Pescara, il caso era quella della richiesta di togliere dallo spiazzo davanti al comune quello che era il presidio fisso ormai da diversi mesi. Com'è andato l'incontro? Diciamo che l'incontro è stato positivo perché alla fine lui in effetti ci aveva chiesto di smontare, che comunque non era neanche, era un invito, neanche un... Una cosa, diciamo, non ha usato l'imperativo, l'abbiamo risolto con l'intelligenza e con l'assecondare le sue richieste, abbiamo ripulito, abbiamo tolto le battutine offensive, il water, le mutande appese, quindi diciamo che siamo riscesi di un gradino per quanto riguarda la protesta e lui attualmente nell'incontro di ieri non ha ribadito che ce ne dobbiamo andare. Questa mattina invece un altro incontro è stato quello con il governatore della regione, Luciano D'Alfonso. In queste occasioni di cosa si è parlato? Si è parlato sempre della nostra situazione e lui è venuto con delle buone intenzioni, con qualche novità da studiare ancora, che però parla sempre di una formazione professionale, di un tirocinio, e sanno già che a noi questo non sta bene. Per oggi era stato annunciato l'avvio di uno sciopero della fame, è stato tutto quanto rinviato per un lutto? Sì, purtroppo abbiamo avuto un lutto qui sotto la tenda, perché è morto il fratello di due nostri carissimi amici, due combattenti come noi, e osserveremo questo giorno di lutto. Poi lo sciopero della fame, vediamo se sarà il caso di partire domani, dopodomani, è una cosa della quale vi informeremo, però per oggi purtroppo non riusciamo a pensare ad altro. E tra le cronache si cerca di far fronte all'emergenza che coinvolge Abruzzo e Marche. L'incendio della Ital Pannelli di Ancarano preoccupa per le conseguenze che potrebbe avere sulla salute dei cittadini. Intanto la Procura di Teramo ha aperto un'inchiesta. I danni alla fabbrica teramana ammontano a 20 milioni. Alfredo Primante.
L'emergenza è tutt'altro che passata. La Italpannelli di Ancarano nel Teramano, fabbrica di isolanti, è andata a fuoco ieri pomeriggio poco dopo le 14 durante l'orario di lavoro. Il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi, già dalla serata di ieri ha revocato l'ordinanza di chiusura della strada nei pressi dell'opificio, sbloccando il traffico, ma c'è preoccupazione per la nube di denso fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, le cui conseguenze sono ancora tutte da verificare. Ieri, dopo un tavolo tecnico nel comune di Ancarano tra le prefetture di Teramo ed Ascoli Piceno e i sindaci dei comuni interessati, Ancarano, Sant'Egidio alla Vibrata e Controguerra per il versante teramano, Spinetoli, Colli del Tronto e Castel di Lama per il territorio marchigiano, si è deciso di vietare l'uso di acqua di pozzo, ortaggi e verdure in attesa dell'esito delle analisi sui campionamenti prelevati che saranno effettuate da ARTA, ASL e Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise. Il rischio è che la nube tossica sulla quale i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 5 ore, abbia contaminato acque ed alimenti. Le cause dell'incendio che ha distrutto la Italpannelli sono ancora tutte da verificare. Per questo la Procura di Teramo ha aperto un fascicolo di indagine per ora senza indagati. Al momento sembrerebbe confermata l'ipotesi di un incendio accidentale che comunque costerà almeno 20 milioni di euro all'azienda, stando alla prima conta dei danni alle cose, mentre resta ancora ricoverato il vigile del fuoco di Nereto intossicato dai fumi dell'incendio, che ha riportato anche un trauma cranico dovuto alla caduta a terra. Intanto è stata parzialmente revocata l'ordinanza che prevedeva la sospensione cautelativa delle attività produttive limitrofe alla Italpannelli. Il provvedimento resta in piedi solo per la VIPA. I dipendenti dovranno indossare mascherine protettive per i prossimi 3 giorni. Indagine epidemiologica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Provinciale di L'Aquila per ricostruire le attività, gli eventuali spostamenti negli ultimi 10 giorni dell'uomo di 55 anni, promotore finanziario, morto lunedì scorso per legionellosi, l'infezione batterica polmonare causata dal batterio nell'ospedale di Avezzano, dove era ricoverato dal sabato precedente. L'obiettivo, rende noto l'ASL, è localizzare la fonte dell'infezione batterica. Tutte le procedure epidemiologiche sono partite già da sabato scorso, giorno in cui è stato segnalato il caso di legionella dall'ospedale di Avezzano in seguito al ricovero appunto dell'uomo. E parliamo di economia. La CISL pubblica i dati inerenti all'andamento del 2015, più 7,3% per l'export e più 3% per l'occupazione, ma preoccupa il consumo interno e l'utilizzo dei voucher. Ascoltiamo. Il quadro dell'Abruzzo è come una moneta a due risvolti. Ci sono dati positivi controbilanciati da dati negativi che si equivalgono. Cresce l'export e questo traina le grandi imprese, le medie imprese innovative che si sono, e questo è positivo, ma non ripartono i consumi interni e quindi la piccola e media impresa non ce la fa, l'artigianato, i servizi e il commercio. L'occupazione ha lo stesso fenomeno: cresce nella grande impresa, diminuisce nel settore della piccola e piccolissima impresa, crolla nei servizi e nel commercio, crolla completamente nei servizi e nel commercio. C'è bisogno di un intervento forte per far crescere l'occupazione e rilanciare la domanda interna. Ora, su questo versante noi abbiamo detto alla Regione: qualcosa lo puoi fare? Sì, facciamo un patto. Un patto per la ripresa e lo sviluppo con tutti gli stakeholder, tutti, sindacato, forze economiche e così via. Individuiamo cose concrete. Allora, quando parte il master plan, facciamo partire il master plan. Sono risorse importanti sulle infrastrutture che può aiutare a consolidare. Facciamo un accordo di sperimentazione e di attrazione di nuove imprese, anche dall'estero, con un discorso di tassazione fiscale di vantaggio, con un mercato del lavoro più vantaggioso per i primi 3 anni che l'impegno si insedia. Abbiamo fatto quindi una serie di proposte, cerchiamo di fare un'intesa sulle cose che possiamo fare, da fare presto, in tempi predefiniti, con impegni certi. Io credo che questo potrebbe aiutare. Follia in carcere, il sindacato di polizia penitenziaria Sappe a definire così l'aggressione, il ferimento di 3 agenti da parte di un detenuto di Lanciano, 39enne, originario della Campania, la sera di Pasqua e la mattina di Pasquetta all'interno del supercarcere di Lanciano. Sulla vicenda ieri era intervenuto anche il sindacato UIL a protestare, ora il Sappe attraverso il dirigente sindacale
Piero di Campli in servizio a Lanciano, il quale dice: aggressioni, devastazioni e poliziotti feriti, c'è alta tensione nel carcere di Lanciano. Oltre ai poliziotti penitenziari, il detenuto con evidenti problemi psichiatrici ha aggredito e ferito anche un'altra persona ristretta. Il detenuto, inspiegabilmente ritenuto sano di mente, dice di Campli, ha prima aggredito un compagno, poi devastato la cella, quindi ha compiuto su di sé atti di autolesionismo grave. Infine ha aggredito e ferito gli agenti. Per fortuna gli uomini della polizia penitenziaria svolgono quotidianamente il servizio in carcere con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, gestendo al meglio gli eventi critici. Ed è stato presentato questa mattina a Pescara il nuovo piano sociale regionale, servizi più capillari e una regolamentazione più stringente, ma nessun taglio in previsione. La Regione Abruzzo sta redigendo, attraverso un percorso partecipato con i territori, il piano sociale regionale 2016-2018. L'assessore regionale al sociale Marinella Sclocco ha esposto alcuni dei dati del profilo sociale regionale e le principali innovazioni previste nella bozza di linee guida del nuovo piano sociale, tra le quali la coincidenza tra gli ambiti sociali e i distretti sanitari attesa da 17 anni. È un piano sociale che io reputo rivoluzionario. Perché pone l'Abruzzo, fa fare all'Abruzzo un salto veramente in avanti di anni, rimette in campo le regole ma che garantiranno qualità ai servizi, non solo qualità per i cittadini ma anche per i professionisti del sociale. Accrediteremo finalmente anche tutti i servizi sociali, a parte i nidi, i servizi sociali non sono accreditati, quindi non ci sono delle regole che stabiliscano come debba essere per esempio un centro anziani, quali sono le figure che ci debbano stare e quindi le professionalità. Finalmente metteremo delle regole, così come metteremo delle regole per l'accesso ai servizi. Il piano sociale di ambito è finanziato direttamente con il Fondo Sociale Regionale 10.800.000 euro, il Fondo Nazionale Politiche Sociali, previsti circa 6.800.000 euro per l'Abruzzo, il Fondo per le non autosufficienze, circa 9 milioni di euro, e i fondi di integrazione sociosanitaria, circa 7 milioni 800 mila euro. In più il piano sociale di ambito disegna la strategia per l'accesso ai finanziamenti relativi a FSE Inclusione Sociale, Fondo Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Fondo Nazionale Lotta alla Povertà ed FSC. No, non sono in previsione dei tagli. Devo dire, abbiamo ereditato un dramma, perché la poltrona dell'assessore alle politiche sociali aveva 23 milioni di euro di mancati trasferimenti. Regione, Camera di Commercio, Capitaneria di Porto, Autorità di Gestione dell'IPA Adriatico, tecnici e imprenditori insieme questa mattina all'Aurum di Pescara, in discussione i nuovi strumenti per la mobilità e l'accessibilità dei passeggeri nella macro regione adriatica. Il servizio. Si continua a parlare di macro regione adriatica e soprattutto di mobilità, sostenibilità e di Interland, per una mobilità che sia in qualche modo più accessibile e anche più ampia, tenendo in considerazione quelli che sono anche la nuova concezione di mobilità. In questa giornata un convegno che vedrà partecipare tantissimi rappresentanti anche dell'intero Adriatico. Quali sono i punti più importanti? Il punto centrale dell'intero progetto Easy Way, che è un progetto che coinvolge tutto il partenariato della regione macro-adriatica, sia la sponda italiana sia la sponda delle altre regioni che si affacciano sull'Adriatico. Questo progetto vede come lead partner la regione Friuli, e con un amplissimo partenariato in cui la regione Abruzzo ha un ruolo di rilievo, in quanto come azione pilota ha sviluppato una app per l'aumento dell'infomobilità, sia applicata alla regione Abruzzo sia come buona pratica da trasferire su tutti gli altri partner. Questo è stato
Un altro output del progetto è stato quello della realizzazione di una infrastrutturazione di servizio nel porto di Pescara per la mobilità dei passeggeri, sia per la connettività marittima che per quella aerea, per l'estensione delle reti TEN-T e per il nostro ruolo anche importante nel corridoio adriatico. La partecipazione a questo progetto è una delle azioni per il rafforzamento della posizione dell'Abruzzo nelle reti TEN-T e nella macro regione adriatica. All'Aquila si stringono i tempi per il completamento dello stadio Acquasanta, i dettagli nel servizio di Daniela Rosone. Entro giugno dovrebbe essere consegnato lo stadio di Acquasanta. All'interno si stanno già realizzando delle opere e sono arrivati i famosi seggiolini che nei prossimi giorni saranno montati. Resta il problema delle telecamere, ma l'assessore Capri assicura che si farà in tempo a consegnare lo stadio prima dell'iscrizione dell'Aquila Calcio al prossimo campionato. Questa infatti è la condizione indispensabile. I giorni e metteremo i seggiolini che finalmente sono arrivati, quindi diciamo inizieranno dalla prossima settimana, da lunedì si inizierà a mettere i seggiolini, stiamo già lavorando all'interno, abbiamo iniziato a fare qualche opera di sistemazione, abbiamo predisposto gli arredi, stanno predisponendo gli arredi. Stiamo facendo tutto quello che sostanzialmente possiamo fare noi come comune e abbiamo predisposto una perizia di variante per fare una serie di opere di completamento. E il problema principale sono le telecamere, nel senso a questo punto diciamo che manca solo l'inizio e la fine dei lavori sulle telecamere, che dovrebbe iniziare nei prossimi giorni, tempo 30 giorni, metà maggio dovrebbe essere concluso. Uno dei nodi da sciogliere sarà anche quello del campo di allenamento adiacente ad Acquasanta. La questura vorrebbe farne, a quanto pare, un parcheggio, ma il comune preme affinché resti un campo a servizio della squadra. Quindi stiamo anche valutando l'ipotesi di spostare il parcheggio altrove e utilizzare quel campo soltanto per gli allenamenti o comunque risistemarlo a servizio della società. E poi c'è l'intera area di Acquasanta da riqualificare. I residenti infatti protestano per la strada sterrata e piena di buche, per la mancanza di illuminazione nella zona. Provvederemo anche a questo, assicura l'assessore Capri. Noi dobbiamo garantire dei format e dei target di sicurezza che sono sicuramente quando ci saranno le partite dell'Aquila Calcio, ma in ogni caso intorno a una struttura così importante e così sensibile è ovvio che almeno la fruibilità, quindi le luci, l'asfalto, la sistemazione va fatta. Passiamo così alla pagina sportiva, è una partita importante quella che il Pescara si appresta a giocare sabato all'Adriatico Cornacchia contro il Como. I Lombardi, ultimi della classe, sono tutt'altro che una squadra materasso in grado di impensierire anche le grandi. Il tecnico Massimo Oddo, dopo aver incassato la fiducia della società, dice di credere ancora nella possibilità di centrare i play-off promozione nonostante la serie negativa di risultati. Nel frattempo, nel fronte societario, dovrebbe arrivare a breve la decisione del TAR in merito alla sospensiva richiesta dall'ex amministratore delegato sul bilancio ed elezione del nuovo CDA. In caso di pronunciamento positivo, a Iannascoli si potrebbe arrivare al blocco dell'attività gestionale della società e soprattutto dell'operazione di ricapitalizzazione. Nel servizio intanto ascoltiamo le parole del tecnico Massimo Oddo. Abbiamo una partita importante in casa contro l'ultimo in classifica e quindi è un bivio importante, ovviamente speriamo di poter fare una vittoria perché ci serve come il pane in questo momento e una vittoria probabilmente potrebbe anche sbloccarci a livello emotivo, a livello psicologico e oltre che a livello di classifica, perché insomma è evidente il fatto che adesso siamo anche usciti fuori dai playoff. È inevitabile quando i risultati non vengono, è inevitabile che si va sempre a cercare giustamente il perché una squadra non abbia vinto o non abbia continuato a vincere o perché sta perdendo partite. E ognuno si fa la sua idea e per ognuno intendo anche la società. Dare sempre il massimo impegno, non abbattermi mai, questo non avverrà mai. Posso che piegarmi la domenica ma non mi spezzerò mai perché io credo fortemente in quello che faccio, credo fortemente assieme al mio staff di poter riuscire a uscire da questo momento di impasse. Se non fossi il primo a crederci non avrebbe senso stare qui. Le partite voglio giocarmele.
voglio giocarmele come abbiamo sempre fatto, perché quella fondamentalmente è una nostra arma, è sempre stata la nostra arma. Quello che devo fare io è far ritrovare convinzione e certezza ai ragazzi di poter fare quello che hanno fatto fino adesso, e i punti che hanno conquistato fino adesso l'hanno fatto per quelle ragioni lì, non perché ci siamo difesi o abbiamo cercato di portare via un punticino da qualche parte, ecco. Può essere inconsciamente la risposta di qualche ragazzo magari che in mezzo al mercato, può essere l'acquisto che ti aspetti che magari non risponde per quello che ti aspettavi, può essere la sfortuna, c'è tutto, c'è una situazione in cui la squadra non è libera e spensierata come prima. Quindi sono una serie di motivi che fanno sì che si verificano queste cose, e quindi non può essere un caso che perdiamo 5 partite, però la testa fa tanto. Non mi sono mai esaltato, sono sempre stato con i piedi per terra, come rimango con i piedi per terra adesso, perché questo fa parte del calcio, ma è giusto che sia così. E la Virtus Lanciano invece continua a preparare l'anticipo di venerdì a Crotone, torna a disposizione dopo gli impegni con l'Under 21 il portiere Cragno, assente certo Salviato, difficile recupero di Di Francesco. Intanto il tecnico Maragliulo lancia un monito ai suoi dopo la sconfitta col Perugia: dobbiamo dare sempre il 100%, ha detto, ascoltiamolo. Lo ripenso ancora che il Perugia abbia meritato, sì. No, mi era rimasta sicuramente in mente immediatamente subito dopo la partita la brutta prestazione, però se la partita, io l'ho rivista, se la partita fosse finita pari, insomma, non c'era probabilmente molto da recriminare. Il Perugia comunque assolutamente non ha rubato niente, questo è poco ma è sicuro. Ci sono modi e modi di perdere, quello di sabato sicuramente non è consono a quello che può essere e deve essere il nostro obiettivo, perché mancano ancora 9 partite e è probabile, speriamo di no, ma è probabile che ne possiamo perdere delle altre, ma quando usciremo dal campo sconfitti dovremo uscire sempre assolutamente a testa alta e dopo aver dato tutto quello che abbiamo dentro. Invece sabato si è usciti secondo me con l'amarezza di non aver dato tutto e probabilmente di aver perso una partita che alla fine avremmo tranquillamente anche potuto pareggiare. E prima di passare alla Lega Pro, ricordo questa sera alle 21 su TV6 l'appuntamento con Virtus Style, tutto su Lanciano, in studio Alessio Giancristoforo e tanti ospiti come sempre. E per la gara di sabato alle 17 contro il Rimini, arbitra Curti di Milano, la Teramo Calcio ha indetto la giornata biancorossa, pertanto non saranno validi gli abbonamenti. Intanto la squadra di Vivarini, rinfrancata dalla vittoria nel derby contro l'Aquila, continua la preparazione in vista della prossima gara. Sul momento dei biancorossi andiamo ad ascoltare l'attaccante Lenoci. È stata una bella emozione riuscire a vincere questa partita, che non era facile, una partita combattuta, e sei riuscito a regalare ai tifosi questa gioia, ecco. C'è un po' di rammarico perché comunque penso che la seconda parte di stagione abbiamo fatto molto bene a livello di prestazione, abbiamo fatto dei ottimi risultati. C'è rammarico di essere partiti appunto con questa penalizzazione, con un campionato già iniziato, aver fatto un mercato quando già è iniziato il campionato praticamente, quindi che se magari si fosse riusciti a partire dall'inizio come tutti, ovunque vai ti rimane qualcosa e ti insegna comunque qualcosa. E alla fine io qua sono stato bene come ambiente, come squadra, come gruppo, come tifosi, la mia famiglia si è trovata molto bene, quindi sicuramente magari a livello di campo è stato un po' più travagliato rispetto agli altri anni, però alla fine sono contento perché il mio spazio lo sto trovando, l'ho avuto. Sarà una gara complicata, sì, perché ecco, noi dobbiamo far punti, ma anche loro hanno bisogno di far punti, quindi verranno qui mettendocela tutta, stando attenti a non subire, a cercare di non prendere gol, a chiuderci tutti gli spazi. Noi dobbiamo avere la pazienza, la capacità di gestire situazioni e cercare di sfruttare le occasioni
che si possono creare, che sono anche le palline attive, visto che comunque alla fine fanno anche la differenza, anche quello. L'Aquila, dopo la sconfitta col Teramo e la dura presa di posizione della società, che ha richiamato ad un maggiore impegno squadra e staff tecnico, continua l'allenamento in vista del match con la Maceratese. Giorgio Alessandri. È sicuramente il momento più delicato della stagione, almeno dal punto di vista sportivo, per l'Aquila Calcio. Alle spalle il KO con il Teramo e la successiva dura presa di posizione della società, che ha richiamato tutti, giocatori e staff tecnico, ad un maggiore impegno. All'orizzonte il difficile match con la Maceratese, in piena corsa playoff, forse il peggior avversario che si potesse affrontare in questo periodo. Alle spalle c'è questa strigliata della società, cosa vi aspettate adesso dalla squadra e dallo staff tecnico? Io penso sia stato un confronto opportuno, una strigliata è un termine abbastanza improprio, credo sia stato un richiamo all'ordine. Ma richiamo alla consapevolezza dell'importanza di questa stagione, di queste partite, ma questo dimostra insomma che la società ci sta vicino ed è la cosa più importante poi, la compattezza e l'unità di intenti fanno sempre la differenza, quindi ben venga questo richiamo, questo confronto, perché ne abbiamo bisogno. Dal confronto che avete avuto poi con la squadra e i giocatori, pensate, avete la sensazione che il messaggio sia stato recepito, insomma? Ma io credo che questa squadra non gli si possa rimproverare comunque l'impegno, quello di dare sempre il massimo in qualunque occasione sia stata chiamata in causa, quindi è soltanto, ripeto, la consapevolezza e il richiamo all'attenzione del momento storico che stiamo vivendo, quindi penso che i ragazzi sono ben consapevoli e coscienti dell'importanza di questa partita, soprattutto della prossima. Poi, appunto, domenica c'è la Maceratese. Contiamo una squadra forte, una squadra che non perde da 9 giornate, che ha vinto fuori casa, credo sia quella che ha fatto più punti, quindi ha fatto 4 gol alla spalla nell'ultima trasferta. Incontriamo una squadra forte, un grande gruppo, compatto, però ripeto, noi dobbiamo vincere e quindi faremo di tutto per portare a casa i 3 punti. E va l'Avezzano per 2-0, il recupero della 28esima giornata di Serie D con il Giulianova, 3 punti importanti in chiave salvezza per i marsicani, mentre per il Giulianova è sempre più difficile evitare la retrocessione. Il punto nel servizio di Andrea Costantini. Un Avezzano non proprio in gran spolvero approfitta della crisi su tutti i fronti del Giulianova, fa suo per 2-0 il recupero della 28esima giornata e incamera 3 punti fondamentali in chiave salvezza, soprattutto in vista del difficile match di domenica a Fano. Giallorossi inermi e sostanzialmente rassegnati ad una retrocessione che a questo punto attende solo la ratifica della matematica. Tra i marsicani manca Censori, c'è Tariuk in mediana al fianco di Sassarini, Lucarelli vara un 4-4-2 più classico con De Sanctis e Bisegna sulle fasce e di Genova al fianco di Curzio. Nel Giulianova c'è uno squalificato, Marini, Emili a sostegno di Giampaolo in attacco, Pellecchia parte dalla destra, padroni di casa subito pericolosi con le qualità balistiche di Bisegna, la cui punizione Mancini al secondo viene alzata da Proietti in volo plastico. Al quarto d'ora sempre il sinistro di Bisegna in azione con un corner carico d'effetto e intercettato in tuffo da Menna, che è in corner di un soffio al lato. La squadra di Lucarelli appare però arrugginita per la lunga pausa e il gioco è poco fluido. Dalla parte opposta Giulianova, seguito da un drappello di una decina di tifosi, è impalpabile in avanti e si limita ad opporre una resistenza che crolla al 38esimo, traversone di Bisegna, Perucca buca l'intervento e Luca di Genova ringrazia. Davanti a Proietti l'attaccante non sbaglia e sblocca il risultato col suo gol numero 4. Prima della fine del tempo Capitan Ferrante interviene in maniera provvidenziale su Bisegna prima che il 10 biancoverde calci. Nei primi minuti della ripresa il duo Gelsi Pisano effettua un paio di cambi con D'Antonio e Alessandroni per Sbaragli e Marzucco, ma all'11esimo Di Curzio con un poderoso scatto si beve mezza difesa del Giulianova, Giampaolo lo rincorre e lo stende con un intervento da Tergo, inevitabile il rosso sventolato da Camilli di Foligno all'attaccante giuliese. Sulla seguente punizione di Bisegna, Di Curzio per poco non arriva sulla correzione della barriera, palla in angolo sugli sviluppi del quale De Santis spara altissimo. Al 23esimo Di Curzio conclude sopra la traversa, prima della mezz'ora ingenuità di Straccia che, già ammonito, stende Di Genova a metà campo. Doppia ammonizione e Giulianova in 9. L'Avezzano spreca anche troppo nei minuti successivi, chiudendo però la pratica al 38esimo con l'azione di Sassarini che fa tutto da solo e insacca il 2-0. Seconda marcatura stagionale per il centrocampista che mette i titoli di coda al derby del De Marsi, con Di Curzio che per un soffio, poco prima del fischio finale, non si che un tris che sarebbe valso solo come soddisfazione personale. Ragazzi, sono un po' allo sbando, nel senso che non sanno
che succederà domani, dopodomani, non hanno una certezza che fra 2 mesi si fallisce o 2 mesi entra una nuova società. C'è poca chiarezza, quindi dobbiamo solo esclusivamente lavorare, fare il nostro mestiere che è fare i calciatori, fare i professionisti, quello che stiamo facendo fino adesso, perché al di là delle sconfitte nessuno ci può rimproverare dell'impegno, dell'abnegazione, dell'attaccamento a questi colori. I 3 punti erano fondamentali perché oggi non giocava nessuno e noi ci siamo potuti portare leggermente avanti in classifica e questa è una cosa positiva. Sicuramente la prestazione non è stata eccezionale, ma venivamo da 30 giorni quasi di inattività, tante incognite quando si ricomincia dopo 30 giorni, non si sa se si stia bene con le gambe, con la testa, e poi c'era una partita particolare contro qualcuno che poteva sottovalutarla, ma non siamo stati comunque noi, perché alla fine non abbiamo rischiato quasi nulla e il risultato poi alla fine è giusto, però senza fare grandissime cose oggi mi dispiace, perché mi piace cercare di giocare sempre un po' di più. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, ricordo nuovamente alle 21 su TV6 Virtus Style e poi alle 23 torna l'appuntamento con l'informazione. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.